Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Questo credo sia il primo video in assoluto che giro qui su YouTube sull'adozione. Vi dico fin da subito che ci ho dovuto pensare tanto, diciamo che è più di un anno che sto pensando di realizzare dei video nei quali vi parlo di adozione e alla fine insomma mi sono decisa. In questi video ho voglia di condividere con voi il percorso che io e mio marito stiamo facendo per adottare i nostri futuri figli e quindi parlarvi di tutte le tappe che tendenzialmente tutti i genitori adottivi devono affrontare per arrivare ad avere appunto una loro famiglia. Ma soprattutto voglia di parlarvi degli ostacoli, dei problemi e delle difficoltà che questi genitori devono affrontare, perché vi assicuro che il percorso per adottare è veramente disseminato di persone incompetenti e di, diciamo, difficoltà per il 90% totalmente inutili e snervanti e che appunto però si devono affrontare per forza se si vuole arrivare al nostro obiettivo, ovvero avere dei figli. Quindi vi parlerò sicuramente di quella che è l'esperienza mia e di mio marito e delle difficoltà che abbiamo incontrato e soprattutto di come abbiamo trovato la forza per non mollare mai nonostante i vari ostacoli e continuare ad andare avanti. Spero veramente che apprezzerete quello che sto cercando di fare, condividere insomma questo percorso, perché io e mio marito ancora non l'abbiamo concluso e vi garantisco che abbiamo sofferto tanto a causa di questa scelta, ma in realtà è una scelta che rifarei altre mille volte, però ci ha fatti soffrire tanto, a me in particolar modo, quindi per me aprirmi è sicuramente una cosa, è come rompere una barriera e parlarne prima ancora che sia concluso, perché è quasi scaramantico, no? Non ne parlo fino a che non è andato tutto bene. Io ho deciso di aprirmi un po' prima e di, diciamo, andare contro a queste superstizioni un po' stupide e insomma spero che il video venga apprezzato ovviamente. Ma nel video di oggi, che è il primo dedicato appunto all'adozione, voglio parlarvi di 5 luoghi comuni che girano intorno all'adozione, 5 credenze che mi sono sentita ripetere più di una volta, ma che in realtà si fondano su informazioni totalmente sbagliate. Numero 1. È una cosa terribile, i bambini ve li fanno scegliere su un catalogo. Questa è una cosa che mi sono sentita ripetere più di una volta, quindi questa idea che, un po' come si vede nei film, che ci richiamo in un orfanotrofio, c'è un catalogo con tutti con tutte le fotografie dei bambini e noi scegliamo quello più carino o quello più piccolo. Ecco, non funziona così. Ovviamente io mi baso sulla mia esperienza, perché non posso sapere l'esperienza di tutte le persone che hanno adottato, perché poi gli stati del mondo dove adottare sono tanti, e ovviamente mi baso anche su quello che ho sentito da dei racconti che altre coppie adottive mi hanno fatto, e vi dico che non mi è mai capitato di sentire che qualcuno ha scelto il proprio figlio da un catalogo. Di solito funziona così, e qui vi parlo ovviamente dell'adozione internazionale. Solitamente, e questo è il caso anche nostro, dello stato dove abbiamo presentato domanda noi, il Perù, l'abbinamento arriva direttamente dallo stato nel quale si trova il bambino. Infatti gli stati del mondo hanno la documentazione dei genitori che hanno presentato la loro domanda di adozione, e in base alle informazioni che dispongono su questi genitori appunto decidono quali sono quelli migliori per quel determinato bambino, e arriva quindi in Italia una proposta di abbinamento che abbina per l'appunto il bambino con i genitori. Altre volte, e qui però vi parlo della mia esperienza del Perù, non so come funziona in altri stati, è l'ente che segue la famiglia italiana, quindi un ente italiano, che ha accesso ad una lista di bambini chiamata special needs, quindi con bisogni speciali, ma in realtà non si tratta di bambini che per forza devono avere qualche patologia o qualche malattia. In realtà in queste liste si trovano anche magari gruppi di fratelli, quindi 2, 3, 4 fratelli e così via, oppure bambini un po' più grandi, insomma ci sono dei bambini con delle caratteristiche particolari. Ecco, in quel caso la proposta di abbinamento può venire dalla coppia stessa, che consultandosi con l'ente che segue tutta l'adozione decide di proporsi per l'abbinamento con un determinato bambino. E però è sempre lo Stato, in questo caso il Perù, a dare l'ok definitivo. Quindi da qui a parlare di catalogo ce ne corre. 2. Speriamo ve lo diano italiano, perché così avrete molti meno problemi.
C'è questa credenza che un bambino italiano adottato in Italia darà meno problemi, tra virgolette, rispetto a un bambino adottato all'estero, perché si dà per scontato che se viene adottato in Italia sicuramente avrà avuto una vita più semplice, mentre se verrà adottato da uno stato del terzo mondo, dal Sud America, dall'Africa e così via, in quel caso invece il bambino darà sicuramente dei problemi, perché avrà sicuramente dei pregressi terrificanti. Beh, questo assolutamente non è detto, perché non è detto che un bambino che è preso in Italia non abbia anche lui avuto delle situazioni molto gravi da dover affrontare, come per esempio una famiglia maltrattante, per dirne una. E allo stesso modo non è scontato che un bambino che viene da, per esempio, il Sud America abbia per forza avuto una situazione di violenza alle spalle. Può accadere anche che un bambino semplicemente venga portato in orfanotrofio da una madre che non riesce a prendersi cura del bambino senza che questo abbia per forza subito delle violenze. Purtroppo però questa è una credenza abbastanza comune anche tra le coppie adottive, che a volte sono titubanti a recarsi all'estero anche per queste paure. In realtà, come ho detto, ogni adozione è diversa assolutamente, ogni bambino è diverso, ha una sua personalità, ha delle caratteristiche e ovviamente ha una storia diversa, quindi non sono, diciamo, decisioni che si possono prendere a priori, perché non c'è una storia comune per tutti. 3. Certo, è davvero assurdo che una famiglia, una coppia italiana non possa avere un bambino italiano, eppure gli orfanotrofi sono pieni, ma lo Stato merita tenerli in orfanotrofio perché ci guadagna. Allora, questa è un po' una teoria del complotto, non so perché, molte persone però me l'hanno detto, in realtà non funziona proprio così. Bisogna renderci conto che in Italia, questa è un'informazione che vi sconvolgerà, in Italia non ci sono tanti bambini adottabili. Per fortuna, perché non siamo un paese del terzo mondo, non siamo in guerra, non c'è la fame che c'è in altri paesi del mondo, quindi insomma diciamo che ci sono più coppie che vorrebbero adottare rispetto al numero di bambini adottabili. Quindi questa idea degli orfanotrofi pieni in realtà non è così. Possiamo sicuramente affermare che nel mondo gli orfanotrofi sono pieni, quello sì, ci sono paesi veramente con un numero elevatissimo di bambini abbandonati e che potrebbero essere adottati, però questo non è il caso dell'Italia. Un bambino italiano che è dichiarato adottabile viene immediatamente adottato, perché ci sono tante coppie disponibili per l'adozione. Non bisogna confondere l'adozione con l'affidamento. Ci sono tanti bambini in Italia che sono stati allontanati dalle famiglie di provenienza perché appunto stavano vivendo una situazione difficile in famiglia, ma questi bambini non vengono immediatamente dichiarati adottabili e quindi adottati, ovviamente, perché si cerca sempre di risolvere i problemi della famiglia di provenienza, perché il bambino possa ritornare alla sua famiglia. Ovviamente questo si fa per il bene del bambino. Quindi ci sono dei bambini che o rimangono nella casa famiglia oppure vengono dati in affidamento a delle persone che hanno appunto dato la loro disponibilità. Ma questo non è da confondere con l'adozione. Non tutte le coppie che hanno fatto richiesta d'adozione sono anche disponibili per l'affidamento, perché sono due percorsi e ovviamente due situazioni completamente diverse. 4. Ah, voi siete così giovani, speriamo ve lo diano piccolo, il più piccolo possibile. Conosco tante coppie che hanno adottato bambini più grandi e hanno avuto un sacco di problemi. Anche questo è un luogo comune molto diffuso: bambino piccolo uguale nessun problema, bambino grande uguale tante difficoltà. E questo è qualcosa che blocca anche tante coppie dall'intraprendere questo percorso adottivo, proprio la paura di venire abbinati con un bambino un po' più grande e quindi la paura di non riuscire a gestirlo. Questo perché in realtà c'è una logica dietro, ovvero se il bambino è più grande sicuramente avrà un passato più lungo e più nitido nella propria mente, e se questo passato è un passato di violenza, di abusi o comunque di difficoltà, sicuramente qualcosa dentro di lui soffrirà, e quindi affrontare questo tipo di sofferenza, che può manifestarsi in molti modi, può creare un po' di paura. In realtà anche questo però non è un discorso che si può fare in generale, che si può fare per tutti, perché non è assolutamente valido. Le prove sono due. La prima è sicuramente che
io conosco tanti, adesso sono ragazzi, comunque bambini, che sono stati adottati da grandicelli, 6, 7, 8 anni, 9 anni, eccetera, che sono cresciuti senza dare nessun tipo di problema ai genitori, a parte, vabbè, ovviamente i soliti problemi che ogni figlio dà ai genitori. E quindi questa è la prova che questa è una regola che non può valere per tutti, perché ci sono tanti casi di ragazzi più grandi che, anzi, proprio per il fatto di essere stati adottati in età più matura, tra virgolette, hanno riversato il loro amore e la loro gratitudine proprio verso i genitori adottivi. E la seconda prova è ovviamente che sicuramente tutti voi conoscete dei ragazzi o bambini nati naturalmente, quindi gravidanza naturale, che crescendo si sono rivelati ragazzi problematici per un motivo o per un altro, insomma, spaziate un po' con la fantasia. Questi bambini sono nati dalla pancia, quindi sono bambini che fin da neonati sono stati nella stessa famiglia, accuditi dagli stessi genitori, eppure può succedere che crescendo prendano strade sbagliate o decisioni sbagliate, per l'appunto. Quindi questa è la prova che adottare un bambino neonato non è garanzia di non avere problemi, così come adottare un bambino un po' più grande non è una certezza di avere tanti problemi da affrontare. Ogni caso è diverso, bisogna solo avere il coraggio di affacciarsi all'ignoto e decidere di trovare la forza di gestire qualsiasi situazione. Numero 5. Io avrei tanto voluto adottare, però non potevo perché non avevo abbastanza soldi. Per adottare ci vogliono 50-100.000 euro. Questa è una chicca e me la sono lasciata per ultima perché so che è un argomento che interessa a molti di voi. Quanto costa adottare? Bene, vi dico fin da subito che non costa 50 o 100.000 euro, anche perché altrimenti non me lo sarei nemmeno potuto permettere. È vero che si paga per l'adozione, ma solo per l'adozione internazionale. Comprendo perfettamente le persone che storcono il naso di fronte al fatto che si debba pagare. Io sono una di quelle. Sono d'accordo sul fatto che l'adozione dovrebbe essere completamente gratuita. Purtroppo però non è così, perché i rapporti internazionali tra i vari stati portano per forza a dover pagare delle persone che si occupano di gestire questi rapporti, di coordinare i collegamenti tra i due stati, ovviamente. Quindi l'adozione in Italia, prima di tutto chiarisco questo, è totalmente gratuita. Pensate che per presentare la domanda di adozione al tribunale per i minorenni si devono fare delle analisi del sangue, si devono presentare dei documenti. Tutti questi sono completamente gratuiti, non si paga neppure il ticket sanitario, perché tutto è esente proprio per il fatto che è destinato all'adozione. Quindi l'Italia non costa zero. Ovviamente, come vi ho detto, essendoci più coppie che bambini in Italia, molte coppie ovviamente aprono le porte anche all'adozione internazionale, ed è questa che costa. C'è una parte di soldi che viene destinata all'ente che si occupa di gestire la vostra adozione, quindi un ente italiano, non vi sto a spiegare nel dettaglio, comunque una cifra che si aggira, se non erro, intorno ai 4-5.000 euro, e questi soldi vengono gestiti semplicemente per pagare le persone che si occupano del vostro caso, quindi assistenti sociali, psicologi, persone che tengono i corsi per le coppie adottive, coloro che tengono i contatti con i referenti dell'ente del paese estero, eccetera. Poi ovviamente c'è una parte di denaro che invece va all'estero, quindi è destinata al paese da dove proverrà il vostro bambino. In questo caso ogni stato ha un prezzo diverso, è bruttissimo da dire, comunque ha un costo diverso, e ovviamente anche questo permette alla coppia di scegliere in base alle disponibilità economiche. Vi parlo della mia esperienza personale, quindi in Perù, dove andremo noi, ma più o meno anche le altre coppie che ho sentito, la cifra che hanno speso si aggira intorno a questa che vi dirò, noi contiamo di spendere in totale, perché ovviamente non si paga tutto insieme, ci sono delle scadenze, però ecco, non è assolutamente tutto insieme, intorno arriveremo a pagare intorno ai 13-14 mila euro, compresa la parte di denaro che è destinata all'Italia. Io ovviamente faccio un conto totale, quindi intorno ai 13-14 mila euro. Lo so che sembra tanto, ecco, visto così, però insomma tra 13.000 e 50 o 100.000 c'è una bella differenza, e sicuramente le coppie che se lo possono permettere sono molte di più. Inoltre devo dirvi che una banca sicuramente, però non mi ricordo quale, comunque quando una persona poi prende la decisione basta informarsi un po', fa addirittura dei prestiti per l'adozione a tasso zero, quindi che possono essere restituiti in pochi anni con delle cifre e delle rate molto basse, e appunto senza pagare niente di interessi.
Pensate questo e magari già la cifra si ridimensionerà. Il costo di un'adozione, che appunto si aggira intorno ai 13-14 mila euro, è il costo di una macchina. Quante persone si possono permettere di comprare una macchina oggigiorno, insomma? Quindi alla fine non è un costo insostenibile. So e sono d'accordo con voi che direte che l'adozione dovrebbe essere gratuita, ma così non è. In ogni caso non si deve creare allarmismo parlando di cifre assurde che nessuno o comunque in pochissimi si potrebbero permettere, che non sono assolutamente nemmeno lontanamente vicine alla realtà. Bene ragazzi, io spero di avere in qualche modo chiarito qualche vostro dubbio. Qualunque domanda voi abbiate sull'adozione lasciatemela sotto. Non è detto che vi risponda nei commenti perché ci sono delle cose che richiedono una spiegazione un po' dettagliata. Però le vostre domande mi aiuteranno sicuramente a capire dove orientare i miei prossimi video in base alle vostre curiosità o comunque ai vostri dubbi e alle vostre domande. Quindi niente, io vi ringrazio per ora, spero che questo video vi sia piaciuto e allora noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!